Michele Bormolini ha sfatato il mito e ha conquistato di misura il primo round di Ice Challenge, campionato italiano velocità su ghiaccio 2022 a Livigno. Il pilota di casa ha imposto un ritmo indiavolato alla sfida di un weekend perfettamente organizzato da BMG Motor Events con il supporto di Yokohama Italia, OMP Racing, McWheels e Behemoth. Giovane pilota livignasco, vincitore anche in classe 6, al volante di una Skoda Fabia R5 preparata da Colombi, si è confrontato con un Super Ivan Carmellino, Fiat Grande Punto Proto, e con il fratello Loris, alternatosi sulla stessa Skoda Fabia R5. Al termine, questo è stato il podio finale, con Carmellino primo in classe 8, anche se ad onor del vero, in un primo momento era stato Andrea Caspani ad emergere dal gruppo con la Opel Astra X Snobec, poi rallentata dalla rottura di un giunto. Non sono mai stato così felice, finalmente il numero uno l'ho portato a casa, è stata dura perché sono state stagioni difficili dove ci ho sempre provato, sono cresciuto piano piano e adesso finalmente ce l'ho fatta a prendere quel podio là in alto, quindi spero che sia il primo di tanti perché mi ci vuole. Sicuramente potrò affrontare anche le prossime gare con un peso che mi sono tolto, finalmente il primo posto me lo sono tolto, la vittoria è andata, quindi ora avanti tutta e speriamo di andare sempre meglio quest'anno. Arriviamo a Livigno, iniziamo con dei problemi, poi riusciamo ad aggiustarli. Ieri purtroppo abbiamo avuto un problemino a un giunto che ci ha fatto partire male già dall'inizio. Siamo riusciti a sistemare la vettura nel miglior dei modi. Peccato, siamo stati un po' penalizzati nell'ultima manche oggi, dopo che la pista si è deteriorata.
Niente, noi lo sappiamo, siamo consapevoli che quando la pista si buca paghiamo rispetto agli altri concorrenti con le altre vetture, soprattutto le R5. E niente, noi ci abbiamo messa tutta come al solito, devo ringraziare tutta la squadra che si è impegnata al massimo. Niente, adesso andremo a fare gelato più carichi ancora, cercare di portare a casa il primo posto come abbiamo sempre fatto. Sì, è stata una bella sfida sin da ieri, dopo abbiamo avuto qualche piccolo problemino che abbiamo risolto alla grande e dalla seconda manche siamo andati benone. Michele era imprendibile oggi, complimenti a lui e a Ivan anche, che ci è arrivato davanti. Un terzo posto che comunque ci rende molto contenti e soddisfatti del nostro weekend di gara. Esordio sul ghiaccio più che positivo per Ilario Bondioni. Quarto con la Skoda Fabia R5 battente bandiera Rally Club Grigis, Selvino, che l'ha visto prima in classe 4. Lotta sul filo dei secondi con Marco Giannesini al via con un'identica vettura e quinto al traguardo. Il weekend è però vissuto sulla progressione ineccepibile di Cristian Tiramani. Il 21enne pilota italiano, recentemente nominato da ACI Sport per rappresentare in Italia nel nuovo FIA Rally Stars, un programma che mira a scovare talenti da far esordire nel WRC World Rally Championship, ha disputato una gara stratosferica. Primo tra i car cross con il suo K3600 Grius Rally Sport, Tiramani ha anche confezionato la migliore prestazione cronometrica assoluta nel round di Livigno, precedendo di misura le auto 4x4. Un risultato che proietta il campione italiano car cross in carica in cima alla classifica di categoria e preannuncia un campionato di grande intensità. E oggi è andato tutto bene, ci siamo migliorati manche dopo manche, giro dopo giro. Sono felice anche dell'ultima manche che abbiamo fatto oltre il record della pista, siamo stati costanti da far paura e questa è una soddisfazione personale soprattutto anche. E niente, non abbiamo avuto noie meccaniche, ci siamo trovati bene fin da subito col tracciato, quindi siamo molto contenti. Sì, è una bella opportunità che speriamo vada bene per il mio sogno nell'entrare nei rally, diciamo. E speriamo di far bene a fine mese e poi se partiamo già così, dai, tutti i buoni auspici ci sono, dai, speriamo bene. Oltre a Caspani, anche Rachele Somaschini e Simone Firenze, attesi alla vigilia, sono stati rallentati da episodi. La driver di Cusano Milanino, all'esordio sulla Kia Rio RX preparata da Gigi Galli, ha siglato in seconda manche il miglior tempo tra le auto tenendo testa Ivan Carmellino, ma nell'ultima frazione cronometrata ha forato complicando il risultato finale che non toglie comunque nulla al suo ottimo esordio. Bilancio positivo, i tempi ci sono, prima di bucare e stallonare insomma i tempi erano ottimi, meglio di così, anzi neanche io mi aspettavo di riuscire a stare davanti a Ivan Carmellino, poi è andata così, fa niente, queste sono le gare, questo è il ghiaccio, è successo, pace, l'importante è sapere che il passo ha le potenzialità di esserci, poi bisogna cercare di mantenere la concentrazione e di fare meno errori possibile. Il Diablo, invece, sul suo Semok Bravo, ha vissuto un weekend da dimenticare, complice un problema ad un giunto che si è ripresentato più volte e alla fine lo ha visto disputare pochissimi chilometri.
nei Carcross classe 11 hanno completato il podio nell'ordine Raffaele Silvestri, K3 Nico Racing, vincitore qui lo scorso anno, e Paolo Lunardi, K3600, patron di Planet Carcross Italia, rallentato nel finale da una foratura che gli ha precluso di chiudere forse anche più in alto. Primo successo stagionale anche per Vittorio Gonella, Polaris RZR Turbo, in categoria side-by-side buggy, classe 12, che ha meritato con un'andatura davvero da rimarcare, tanto che al termine della giornata di sabato era nono assoluto. Alle sue spalle un'ottima Tamara Molinaro, Yamaha YZX1000, per la prima volta in gara con il side-by-side che lo scorso anno fu guidato da Craig Breen. Tra le due ruote motrici, vittoria per Jean-Claude Ballinot, Opel Astra Moteco Corse, che ha conquistato anche la classe 2, precedendo Edoardo Nolasco con una divertente Fiat Panda Kit e vincitore in classe 1. Bella gara, peccato per la poca affluenza di categorie di due ruote motrici. Speriamo che nelle prossime gare ci sia qualcuno di più per avere un po' più di competizione, però un campionato iniziato nei migliori dei modi. Vedremo a Pragelato, a questo punto l'obiettivo della stagione sono le due ruote motrici. Sì, parteciperò a tutte le gare, si spera, quindi sia a Pragelato che a Enego, e l'obiettivo è le due ruote motrici, vincere la sezione due ruote motrici. Nelle altre classi, successo per Rudy Bicciato, Lancia Delta Scuderia Mendola, in classe 3, Pier Giacomo Riva, Fiat Panda 4x4 Meteco Corsa, in classe 5, nonostante un incidente in prima manche che ha poi complicato il suo weekend. Emanuele Lagrotteria, Equivoc Jeep,
ha conquistato la classe 7, mentre Sergio Durante, sulla sua Giannini 360 GP4 della D4S Motorsport, spinta da una propulsione ibrida, ha vinto la classe 13. Il weekend si è concluso con uno scintillante Master King. 6 giri uno contro uno con 8 piloti in griglia di partenza. Aldo Pistono, Opel Astra Hawk Racing Team, l'ha spuntata dopo un bel sorpasso su Ilario Bondioni, mentre il terzo posto si è deciso in un giro dalla fine in quello che è stato il momento di maggiore adrenalina della due giorni valtellinese. In un primo momento Rachele Somaschini aveva provato l'affondo su Marco Togni, Audi Coupe 4, ma un'indecisione in bagarre ha permesso a Sergio Durante di infilarsi tra i due. Sembrava fatta per Togni, ma all'inizio dell'ultimo passaggio Durante ha sferrato un attacco inaspettato andando ad artigliare il podio. Challenge, campionato italiano velocità su ghiaccio 2022, tornerà in pista la prossima settimana, nel weekend del 22-23 gennaio, dall'Ice Pragelato. No.